Luca Zaia, nel corso del punto stampa quotidiano, ha aggiornato il bollettino Veneto sui dati del Covid-19 nell'intero territorio regionale. I tamponi effettuati hanno superato la soglia dei 400.000. I positivi hanno raggiunto un totale da inizio epidemia di 18.479 persone, oggi 77 in più rispetto al bollettino di ieri. Le persone ricoverate sono 992, meno 32 in 24 ore. In terapia intensiva ci sono 90 pazienti, meno 8 dal precedente bollettino. I dimessi totali sono 2.782, più 32 rispetto a ieri. Le vittime sono 16, ieri erano state 17. Con una delibera approvata nell'ultima seduta su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, la Giunta regionale Veneto ha ampliato ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'utilizzo delle procedure per la prescrizione del tampone orofaringeo collegato al coronavirus. Si tratta di una coprocedura esente ticket che si effettua inserendo uno specifico codice nel momento della compilazione della ricetta. Per semplificare le cose alla gente, questa operazione di immissione del dato nel sistema informatico non sarà più eseguibile solo da parte del medico specialista di area di igiene e sanità pubblica, ma anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Flavio Bordin è tornato con il suo sax in azienda ospedaliera a Padova. Ha suonato per i bambini del reparto di pediatria e oncoematologia pediatrica. Il suo ritorno è stato organizzato dall'associazione Team for Children, che lo ha fatto salire sul tetto della pediatria. Erano più di 200 i piccoli pazienti nei terrazzi e chi non poteva uscire è stato raggiunto da quel dolce suono nel suo letto. Il sassofonista, che sta raccogliendo affetto da tutta Italia, era accompagnato da Flavia, che con la sua meravigliosa voce ha intonato A modo tuo di Elisa e Il cerchio della vita. Un momento magico con tanti bimbi che battevano le manine accompagnati dai genitori e tanti camici bianchi che ogni giorno mettono il loro impegno per la conquista della vita. La Questura di Padova sta diffondendo le immagini delle biciclette recuperate nel corso della maxi operazione antidroga che si è svolta in città nelle scorse settimane. Si tratta di mezzi rubati ai cittadini che gli spacciatori usavano per i loro spostamenti durante i traffici di droga. Chiunque dovesse riconoscere il proprio mezzo dovrà inviare copia della denuncia all'indirizzo mail urp.quest.pd@pec.ps.poliziadistato.it, indicando anche il proprio recapito telefonico. Un operatore di polizia provvederà a contattare il richiedente per fissare un appuntamento per la restituzione del bene rubato. Gli uomini della Questura di Padova hanno arrestato un cittadino africano con l'accusa di tentato omicidio. Le volanti nel cuore della notte sono intervenute in via Reni, in un centro di accoglienza. All'esterno hanno trovato un connazionale dell'arrestato in una pozza di sangue. Era stato colpito con un fendente dal suo compagno di stanza, che lo aveva derubato della bicicletta e per restituirla si era impossessato del suo cellulare, motivo che aveva fatto scatenare una lite sfociata
nel dramma. Mentre l'arrestato è stato portato in questura, il ferito è stato trasportato all'ospedale. Sempre nelle ultime ore gli uomini della questura hanno arrestato un uomo responsabile di due rapine compiute ai danni di due donne che in mattinata si stavano recando al lavoro. Un colpo è avvenuto sul cavalcavia Dalmazia. Una donna in bicicletta è stata aggredita e minacciata con una forbice. Il bandito le ha rubato 5 euro e poi è fuggito. Poco dopo copione simile sul cavalcavia Borgomagno, ma in questo caso il rapinatore le ha stretto il collo e l'ha rapinata di 45 euro. In breve tempo gli agenti della polizia hanno individuato il rapinatore e lo hanno arrestato. Si tratta di un tunisino con precedenti simili, un uomo arrivato con i barconi nel 2015.